Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Fede Campo, pro player competitivo di Pokémon e se foste interessati all'argomento vi invito a iscrivervi al canale. Quest'oggi sono qui per valutare e darvi dei set competitivi per poter giocare i Loyal Tree, ovvero i Bene Amici, i nuovi Pokémon introdotti nel DLC La Maschera Turchese. Non indugiamo ulteriormente e cominciamo subito a guardare Munchidori, premettendo che nel video che ho fatto di tier list e valutazione di questi Pokémon iniziale avevo già detto che secondo me nessuno di questi tre fosse particolarmente forte, però comunque sono sicuramente giocabili, alcuni più di altri, per cui sono comunque andato a darvi più set per giocarli nell'ordine nel quale secondo me se ne potevano avere di più, per cui tre set per Munchidori, due set per Okidogi e uno solo per Fesandipiti. Ma detto questo, possiamo veramente iniziare. Come primo set per Munchidori sono andato a scegliere un set Life Orb con banalmente le due Stab e Terra Blast per sfruttare al massimo quelle che sono le sue uniche due caratteristiche in cui eccelle per davvero, ovvero attacco speciale e velocità. Secondo me è molto buono, l'ho fatto modest perché magari questo vuole essere giocato in un team con la Tailwind, anche perché poi appunto alcuni dettagli come magari l'essere timido o l'essere modest vanno poi a dipendere dal team nel quale li si vuole infilare. Tuttavia io l'ho visto così in quanto penso che possa fare veramente un sacco di danni e la coverage psico veleno offensivamente è molto forte, per cui sono andato banalmente a dargli Terra Blast di tipo fuoco perché è quello che gli mancava per avere una coverage perfetta. Di fatto psico e veleno combinati hanno problemi a colpire solamente il tipo acciaio, quindi gli ho voluto dare il Terra tipo fuoco, che comunque è anche decente difensivamente in quanto questo Pokémon è debole a Shadow Ball di Fluttermane, e quindi gli ho voluto dare una Terra che lo rendesse resistente a Moonblast come già è, quindi mantenendo la resistenza a Moonblast data dal tipo veleno ci togliamo quella del tipo spettro, quindi è una cosa secondo me molto buona. Non vedevo altri modi di usarlo se non 252-252 come dicevo appunto, quindi non ho molto altro da dire su questo set. Come secondo set invece sono andato a proporvi un set Balanced Support, ovvero un Munchidori Terra Ghost, visto che non l'ho dotato di Protect bensì di Fake Out e Parting Shot uniti a una Focus Sash. Di conseguenza, essendo Focus Sash, nonostante abbia una parte del suo moveset dedicata al support, l'ho comunque fatto max speed, max special attack, anche perché comunque la speed aiuta anche nel fare support. Con parting shot possiamo fare determinate cose e unito al fake out molto veloce sicuramente queste due mosse possono aiutare, mentre ovviamente considero le due stab abbastanza imprescindibili, anche perché in realtà il move pool di questo Pokémon non è assolutamente molto ampio. Potremmo voler utilizzare taunt magari come altra mossa di supporto, però poi diminuiremmo pesantemente la nostra coverage e i Pokémon che riusciamo a colpire. Sono andato a dare Toxic Chain come abilità in quanto, come già avevo detto nel video analisi precedente, abbiamo Frisk come abilità nascosta, che quindi non ha senso per essere giocata nei tornei competitivi essendoci appunto le liste aperte nei tornei. Tuttavia qualora voi voleste semplicemente divertirvi giocando online, vi consiglio comunque di valutare Frisk, perché Frisk comunque ci dà informazioni su Pokémon avversari e se giochiamo in Battle Spot o su Showdown con le liste chiuse può aiutarci molto. Però comunque considero Toxic Chain un'ottima abilità se consideriamo che con Sludge Bomb abbiamo una percentuale combinata di veleno del 51%, combinando questo 30% con il 30% dell'abilità, e anche avere Psychic che ha anche possibilità di avvelenare sicuramente male non è. Come ultimo set invece sono andato a proporvi praticamente un copia e incolla del set precedente, quindi Focus Sash con Terra Ghost e attacchi, tuttavia al posto di Fake Out e Parting Shot sono subentrate Protect e Nasty Plot, quindi banalmente al posto di avere un Munchidori che ha lo scopo semplicemente di fare un po' di support e un po' di danni prima di lasciare il terreno, questo mira a setappare e cercare di ottenere le kill il più velocemente possibile. In virtù del fatto che Nasty Plot fosse già sufficiente a darci dei danni in più, ho semplicemente mantenuto questo Pokémon con la natura timid, perché appunto comunque essere veloci è una cosa molto importante, soprattutto per un Pokémon come questo che si tappa, e quindi sicuramente questa cosa ci darà una mano. Passiamo poi a Okidogi. Okidogi è un Pokémon particolare perché se lo guardate a livello di statistiche è veramente molto buono, ha anche un move pool abbastanza ampio come potete già vedere dalle 4 mosse che sono andato ad assegnargli, hanno tutti i typing diverso e quindi un'ottima coverage. Ha anche una buona abilità, di fatto Guardog è praticamente una versione un po' più scarsa di Defiant, per la quale siamo immuni a Intimidate e qualora venissimo intimiditi riceveremmo un più in attacco. Inoltre non potremmo nemmeno essere forzati allo switch, ma questa è una caratteristica che in competitivo è pressoché inutile perché sono situazioni che banalmente non si presentano, quantomeno nei metagame attuali. Sono andato a dargli un Assault Vest in quanto comunque ha buoni PS, ha un attacco molto alto, ha una difesa molto alta e non è molto veloce, quindi non mi sembrava il caso
di investire nella velocità e quindi sono andato banalmente a dargli uno strumento che ottimizzasse una delle difese più scarse, ovvero quella speciale, nella quale avevamo comunque un rispettabile 86 che appunto con la V diventa molto più ottimizzato, proprio perché ho visto che questo Pokémon aveva una coverage ampia e quindi gli si poteva dare 4 attacchi molto tranquillamente. Sono andato a dargli la Terra Water banalmente perché è un typing difensivo generico molto forte e, come dicevo appunto, uno dei problemi di Okidoki è propriamente il typing, che è molto scarso difensivamente. Poison Fight ha un sacco di debolezze e più che altro sono tutte debolezze molto rilevanti in competitivo, perché sono debolezze a Pokémon e mosse molto comuni, quindi mi sembrava il caso di cambiarlo in Water in maniera da avere un typing difensivo generico che facesse bene contro tutte queste debolezze. Inoltre, una delle uniche due debolezze del tipo acqua è un tipo che noi con il nostro typing default resistiamo, ovvero il tipo erba, che noi resistiamo con il tipo veleno, quindi in generale mi sembrava buona per questo Pokémon. Oltre alle due stab, Close Combat per fare molti danni e Poison Jab che è ottima e in più ci serve per avere una possibilità di avvelenare gli avversari, in quanto non abbiamo Toxic Chain, quindi sicuramente ci potrà servire questa cosa del veleno più magari di quanto servisse su Munchidori, avendo appunto di là l'abilità. Ice Punch ovviamente è per il mio il miglior modo di chiudere la coverage, in quanto entrambe le stab, sia la stab lotta che la stab veleno, non toccano bene Landorus, sono entrambe resistite da Landorus, quindi Ice Punch, che è una 4x su Lando, mi sembrava decisamente importante da avere. E Knock Off è una mossa appena rientrata nel gioco, appena tornata nelle MT di questo DLC, e per chi non lo sapesse, per chi fosse nuovo a questa mossa, banalmente facciamo un 50% di danno in più se il target ha uno strumento, andandoglielo anche a rimuovere, per cui comunque facciamo dei danni discreti togliendo gli item dal terreno. Quindi mi aspetto che questo set possa workare abbastanza bene. In alternativa sono andato a darvi un set molto più difensivo e molto più conservativo, che però va a setappare. Tramite Bulk Up noi boosteremo la nostra difesa fisica, che è molto alta. Di fatto, proprio in virtù di questo, sono andato a investire quasi tutte le V in HP e difesa speciale. Come potete ben vedere, non avendo la V su questo set, era necessario avere tutta la bulk messa con le EVs. Anche qui non ho investito in speed e ho investito molto meno in attacco, in quanto appunto in questo caso l'attacco ce lo andremo a boostare con Bulk Up. Sono andato a dare però Drain Punch e non Close Combat, perché usare Bulk Up e Close Combat assieme non funziona molto bene. Diciamo che un po' si... counterano a vicenda, quindi sono due mosse che non vanno molto d'accordo giocate assieme, mentre Drain Punch funziona molto bene con Bulk Up perché ci dà anche la recovery, quindi ci fa anche recuperare vita. Poison Jab e la Terra Water sono qui per gli stessi identici motivi per cui erano sull'altro set, ovvero abilità che non avvelena e miglior typing difensivo in generale, e quindi non ho molto altro da aggiungere su questo set. Secondo me comunque può funzionare molto bene. Come ultimo set abbiamo Fezzan di Piti. Secondo me questo Pokémon è completamente ingiocabile, e questa cosa l'ho detta anche nella tier list, tuttavia essendo questi dei video che comunque vogliono cercare e di trovare un modo di utilizzare tutte le cose nuove, sono andato un attimo a cercarmi nel dettaglio cosa potesse fare questo Pokémon per cercare di dargli una mia interpretazione e un mio set. Questo è quello che mi è uscito. Secondo me ha senso come set, non vedo molti modi migliori di utilizzarlo. Abbiamo più attacco fisico che attacco speciale e avremo anche Swordens, se non sbaglio, come mossa di setup, però non abbiamo le mosse per sfruttarlo banalmente, perché ok, abbiamo Play Rough, va bene, abbiamo Dual Wing Beat che però non è stab, abbiamo Gunshot, abbiamo Poison Jab, però comunque sono tutte mosse che di danni non ne fanno molti e che soprattutto sono single target. Secondo me un Pokémon come questo, facendo pochi danni anche da boostato, ha bisogno di spammare le spread move. Inoltre Dazzlinglim con Toxic Chain ha un 30% doppio di avvelenare a turno, quindi ogni turno hai ottime possibilità di avvelenare i tuoi avversari, ed è per questo motivo che come seconda mossa offensiva sono andato a scegliere non Sludge Bomb ma Venoshock. Venoshock, che per chi non lo sapesse ha 65 di potenza ma raddoppia qualora il target fosse avvelenato, quindi noi possiamo banalmente cercare di avvelenare i nostri target spammando Dazzlinglim per poi raddoppiare Venoshock. Sono andato a investire tutte le EVs in bulk, perché comunque per setappare e arrivare nella condizione di fare danni bisogna prima incassare molti attacchi, ed è per questo motivo che abbiamo i Leftovers e la Terra Water qui, esattamente come nel set di Okidoki Setupper. E però per l'appunto mi sembra decente, nel senso che non vedevo veramente modi migliori di utilizzare questo Pokémon. Poi magari se voi avete visto qualche set esotico e avete qualche idea su come poterlo utilizzare in alternativa, scrivetemelo pure con un commento. Detto questo, anche per oggi abbiamo finito. Ricordatevi di iscrivervi per rimanere aggiornati su tutti questi contenuti. Bella a tutti ragazzi e ci vediamo in un prossimo video.